qua un attimo. Allora, adesso facciamo questi 150 metri circa di trasferimento. Punto di partenza ufficiale sulla cancella di Giroletto. Sentiamo perché voglio fare molte informazioni. È già cominciato, adesso eccoli. Facciamo un applauso a questi ragazzi, che oggi daranno sicuramente vita alla bellissima manifestazione. Sono ben 175 alla via. Un rappresentante di 36 formazioni, marcia di trasferimento fino alla Santella di Giroletto in direzione da Cassa, poi via. Abbiamo Francesco Gandolfi, ma vediamo che il 3 si è accodato anche un altro atleta. Ecco il collegio di giuria che salutiamo. Ed ecco il gruppo molto allungato, gran ritmo, gruppo allungatissimo. Davanti a tutti, se abbiamo visto bene, Andrea Monte, dorsale numero 8 della BC Club Borgo Manero, che sta facendo l'andatura, sta cercando di sgrossare il gruppo, che effettivamente in questo tratto di gara è molto molto allungato. Alcuni atleti anzi si stanno anche già sfilando, vediamo che ci sono vari metri di stacco tra i più tronconi che si sono formati, quindi una gara che al momento non ha registrato grandi fughe, non è facile del resto visto il gran numero di corridori, ma sicuramente una gara spettacolare per quanto riguarda i tentativi di allungo che si succedono uno dopo l'altro e che quindi stanno sgrossando il gruppo. Vediamo infatti in questo momento un altro plotone di atleti già decisamente più staccati e anche il loro ritmo non è tale da far pensare al congiungimento. Abbiamo visto il 74 Raveglia, poi abbiamo visto con il sale 5 anche Matteo Salpietra del team Maggio. Sì, per questo ho fatto un metà rondò per il quarto giro, quindi sono in campana. Poi l'ultima tornata, 10 km circa, prima della conclusione. Si è spaventato. Abbiamo il primo trofeo Madonna di campagna. Solo Alessio Ferronato, lombardo della Orinese, mentre in seconda posizione cercava di riportarsi sulle sue tracce, sulle sue ruote, il numero 93 Omar Hamid del pedale biellese. Queste fasi finali del primo trofeo Madonna di Campagna, siamo qui in attesa sul traguardo di Giroletto per l'epilogo finale di questa.